Con le città sempre più congestionate dal traffico e i mezzi pubblici che non brillano per efficienza, spostarsi nelle grandi metropoli o raggiungere dalla periferia è sempre più complesso, specialmente nell'ultimo periodo. Gli scooter sono alleati imbattibili, semplificano la vita con la loro praticità e agilità e garantiscono anche il distanziamento sociale. Dal coronavirus oggi, dall'ascella aromatizzata di quello che ci sta a fianco sul tram, un domani, quando forse torneremo alla normalità. Quelli 125 sono adatti a tutti perché si possono guidare fin dai 16 anni con patente A1 oppure con la patente B, quelle della macchina per intenderci. Se il vostro budget d'acquisto è limitato, non temete, il mercato dell'usato propone come sempre validissime soluzioni a meno di 2000 euro e non più vecchie di 5 anni. Pronti a scoprirle? Dai che si va! NMAX di Yamaha è la porta d'accesso alla famiglia degli scooter sportiveggianti della casa dei tre di Apason. Nonostante sia la base della piramide, è ricco di soluzioni interessanti come il sistema di raffreddamento vicino al motore e non nella parte anteriore come di solito accade negli scooter e la fasatura variabile che migliora erogazione e consumi. Questi ultimi sono davvero ottimi, 46 km con un litro in extraurbano per 250 km di autonomia con il pieno di 6 litri di verde. L'NMAX è leggero e agile, sguscia facilmente nel traffico e frena anche bene grazie all'ABS di serie. Ma il comparto a sospensioni non eccelso e la ruota da 13 pollici non fanno miracoli quando la strada è dissestata. La protezione offerta dallo scudo non è ottimale, mentre il grande vano sottosella, ci sta dentro un casco integrale e altro, mette una pezza alla mancanza della pedana piatta. Per spendere meno di 2000 euro bisogna cercarlo immatricolato nel 2015. O più recente, ma accontentarsi di qualche modello che ha più chilometri sul groppone. Se la ruota bassa e l'assenza della pedana piatta sono difetti che non riuscite a digerire, Yamaha nel suo listino ha anche l'X-Center 125, che ha ruote da 16 pollici e una bella pedana piatta per trasportare la borsa della palestra o la classica confezione di acqua minerale. Certo, con le ruote alte il sottosella è praticamente inesistente, motivo per cui l'X-Center veniva fornito con bauletto di serie in cui mettere a riparo un casco integrale o altri oggetti. Il motore è lo stesso del fratello a ruota bassa NMAX, scattante, privo di vibrazioni e anche lui molto parco nei consumi. La sospensione posteriore in stile motociclistico e le ruote alte migliorano la precisione di guida e il comfort sullo sconnesso. L'ampio parabrezza offerto di serie e lo scudo di generose dimensioni offrono un buon riparo dall'aria. Pratico, il vano portaoggetti ricavato nel manubrio, utile per riporre il telecomando del box o le chiavi di casa. Le quotazioni sul mercato dell'usato oscillano tra i 1500 e i 2000 euro. L'NMAX di Yamaha, Honda risponde con il suo scooter a ruota bassa PCX. La filosofia è pressoché la stessa. Peso contenuto, agilità da primato e ingombri ridottissimi per sgattaiolare come furetti nel traffico. Anche in questo caso la tecnologia del motore è volta a ridurre i consumi. In Honda però hanno optato per il sistema start and stop di serie. Così i consumi si attestano attorno ai 46 km al litro, perché il motore, quando siete fermi al semaforo, dopo 3 secondi si spegne in automatico. Anche al PCX manca la pedana piatta, ma nel vano sottosella ci sta un casco integrale. Dure le sospensioni, specialmente sul pavé sconnesso, e la protezione dall'aria è pressoché nulla. Le quotazioni sono sotto i 2000 euro per le versioni pre-2018, ma se potete spendere qualche centinaio di euro in più, il mio consiglio è quello di valutare il Model Year 2018, che è stato ridisegnato a sospensioni migliori e luci a LED. Punto di riferimento della categoria da anni, l'Honda SH è la proposta a ruota alta della casa dell'ala. Le carte vincenti le conosciamo, motore brillante e poco assetato, anche in questo caso grazie al sistema start and stop disinseribile. Si possono percorrere più di 40 km al litro. La trasmissione è eccellente e la tenuta di strada rassicurante. La pedana piatta offre lo spazio per trasportare gli oggetti più voluminosi. Per quelli più piccoli c'è il sottosella, non troppo capiente, e il bauletto offerto di serie, così come il parabrezza che integra i paramani.
Le ruote alte e le sospensioni dure filtrano discretamente le sconnessioni più leggere, andando in crisi solo quando le buche si fanno più profonde. In compenso, la rigidità offre più fiducia nella guida sportiveggiante. Alte le quotazioni. Con 2.000 euro dovrete accontentarvi di modelli del 2015 o più recenti, ma con più chilometri alle spalle. L'arrivo del nuovo modello, però, potrebbe far aumentare il numero degli scooter in vendita e farne diminuire le quotazioni. Tenetelo d'occhio. Se badate più alla sostanza che ai frizzi e lazzi, il Kymco Agility potrebbe essere lo scooter che fa il caso vostro. Rispetto ai modelli proposti in precedenza, l'Agility è meno curato nelle finiture, ma spicca senza dubbio per praticità. Ha un'ampia pedana piatta e capiente e pure il vano sottosella. Qui il bauletto e il parabrezza venivano però offerti come optional. Il motore non brilla certo per tecnologia o prestazioni, ma si difende nei consumi con percorrenze nell'ordine dei 40 km al litro. Buona la frenata offerta dai due freni a disco, controllati dal sistema di frenata combinata CBS. Appena sufficienti le sospensioni, se il vostro comune trascura la manutenzione stradale, rivolgetevi altrove. Ottime le quotazioni sul mercato dell'usato, modelli recenti si trovano in vendita tra i 1.400 e i 1.900 euro. Poteva forse mancare il brand italiano degli scooter per antonomasia? Ovviamente no. Ecco dunque il Piaggio Medley 125. Rispetto al più economico Liberty, il Medley ha tutte le carte in regola per sfidare i mostri sacri del segmento. Il motore è brillante e poco assetato, dotato di sistema start and stop. Gli assemblaggi sono curati e a livello ciclistico sorprende per piacere di guida. E poi si può fare affidamento su un impianto frenante con doppio freno a disco controllato dall'ABS. Buona la praticità, la pedana non è del tutto piatta, ma offre spazio per una borsa di medie dimensioni. Tutto l'extra può essere riposto nell'ampio vano sottosella, che può contenere fino a due caschi integrali. Le quotazioni sono ancora abbastanza alte, attorno ai 2.000 euro per i modelli del 2017, ma vale lo stesso discorso dell'Honda SH. Con l'arrivo del nuovo modello sono destinate a calare. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, ben rifiniti, a ruota alta, a ruota bassa, prestazionali e non. Quale, secondo voi, è lo scooter 125 ideale per recarsi al lavoro e divincolarsi nella giungla urbana? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui canali social Instagram, Facebook e Twitter, ma soprattutto sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!